Macelleria Polleria Salumeria Riva Franco. Dal 1934, tradizione e qualità del territorio. A Garlate, via statale 315. Affacciato sul lago, al vecchio Calcherin. Ristorante, pizzeria, affittacamere. Specialità di mare, terra e lago. A Garlate, in via statale 1963. In questa puntata di Paese che va ci troverete per le vie di Pescate Garlate, due piccoli comuni della provincia di Lecco che sorgono, come dice il cartello posto all'entrata di Pescate, tra lago e monte. Siamo infatti sulla sponda destra del lago di Garlate, così viene chiamata questa parte del lago di Como, e alle pendici del Monte Barro. Una zona, quella del lago, che peraltro è stata molto ben valorizzata in questi ultimi anni e trovate un bellissimo percorso ciclabile. Quindi un paesaggio suggestivo, ma non soltanto, perché sia Pescate che Garlate hanno una lunga storia, edifici storici e luoghi simbolo come il Museo della Seta qui alle mie spalle, feste tradizionali come quella delle corti e varie sagre, spunti culturali e molte attività commerciali. Andiamo allora a scoprire insieme qualche scorcio di questi due comuni. Iniziamo subito, io do la linea a Matteo che è in compagnia del suo primo ospite. Grazie Giulia, ora ci troviamo all'interno della chiesa di Pescate con Don Matteo Gignoli, che è parroco dell'unità pastorale che unisce appunto la chiesa di Pescate a quella di Garlate. Come funziona questa collaborazione che esiste da circa 2 anni? Dunque, questa collaborazione è appena nata, quindi alcune cose stanno un po' nascendo, come anche la conoscenza reciproca tra le persone delle due comunità. E devo dire che qui c'è un popolo che ama molto le proprie chiese e ci tiene a mantenere vivace non solo la parrocchia, ma anche l'attenzione ai ragazzi e ai giovani. Abbiamo un prete giovane che segue la comunità dell'unità pastorale, anche con Oginate, Villa Valgrighentino, e un po' le parrocchie sono abbastanza vive anche a livello dell'aspetto caritativo, dell'attenzione alla gente, e mantengono vivi i loro oratori e l'attenzione ai ragazzi. Sia la chiesa di Pescate nella quale ci troviamo, ma anche e soprattutto forse quella di Garlate, hanno un valore storico, artistico e culturale davvero importante. È stata costruita mattone su mattone o pietra su pietra dalla gente del lago di Pescate, l'hanno proprio voluta con Don Paolo. E Don Angelo l'ha arricchita di queste splendide vetrate sullo Spirito Santo, opera del maestro Trento Longaretti. Mentre la parrocchia di Garlate è storicamente capopieve di tutta la zona qui del lago e abbiamo gli scavi archeologici che testimoniano una presenza antica fin nell'anno 1000 e quindi una chiesa molto con radici molto profonde. Ci troviamo ora sul lungo lago di Pescate con il coordinatore della Protezione Civile, il signor Valerio La Rosa. Sappiamo che in questo paese sono molto attive le associazioni. Cosa ci può dire in merito? Noi facciamo volontariato per dire i papà, gli alpini, compagnie belle, poi ne facciamo la nostra parte, teniamo in ordine il paese e facciamo di tutto, di più. Ecco, ho citato i papà, lo ricordo io stesso, l'Associazione dei Papà di Pescate. Adesso, proprio qua sul lungo lago, c'è la grande festa di Halloween, davvero un evento che richiama tutti. Lei ci parlava anche di altre feste, di altre associazioni, sì. Molto sport e anche le sagre. Sì, sono le sagre degli alpini che fanno adesso in avanti ce n'è una al mese, gli alpini di Pescate, poi ci sono altri eventi man mano che arrivano anche il mese prossimo e i mesi in avanti. Lei coordina la Protezione Civile, quanti siete? Siamo una ventina, un bel gruppo,
ci coordiniamo, facciamo un po' di tutto, sponda e lago, puliamo un po' di tutto, facciamo i sentieri, tagliare gli alberi, così per quello facciamo tante cose. Facciamo il nostro dovere, poi sempre di più, dobbiamo sempre fare di più perché d'altronde le cose da fare sono tante. Siamo nel cuore di Garlate con la signora Giusi Panzeri per parlare della ricchezza storica di questo paese. Io sono una garlatese, una delle poche ormai rimaste, e in due parole vi voglio dire com'è il nostro Garlate. Cosa che lo caratterizza è la festa delle corti. In questa festa vengono aperti 30 cortili, ognuno con una storia, ognuno con dei reperti, ognuno con tante attività ed eventi per cui coinvolgono, oserei dire, anche migliaia di persone. Sopra di me c'è questo affresco bellissimo che è stato scoperto ristrutturando il Palazzo Mantegazza, e questo fa parte del percorso delle corti che può essere guidato in modo che ognuno vede e prende coscienza del tesoro che c'era. Vorrei parlare di una persona che tanto ha lasciato a Garlate, pur non essendo garlatese. Parlo della signora Piera De Gradi, un'insegnante di Milano a cui è intitolata la nostra biblioteca civica. Il ricordo di lei tanti anni fa, che ci accompagnava con i bambini di scuola a scoprire tutti i sentieri che portavano alle varie frazioni, perché Garlate era tante frazioni messe insieme, ognuna con delle caratteristiche, ognuna con dei percorsi che si raggiungevano con facilità attraverso i boschi. E abbiamo visto e vissuto proprio il cambiamento dalla civiltà agricola alla civiltà postbellica della ricostruzione e quindi industriale. Signora, poi ovviamente una ricchezza di Garlate è il Museo della Seta ABEG. Inconfondibilmente dire Garlate è proprio come dire museo. Abbiamo vissuto in questi anni tante belle esperienze col museo che siamo riusciti ad aprire dopo anni di difficoltà finanziarie e non, di ristrutturazioni, e devo dire che io personalmente ho avuto anche la grande soddisfazione di aiutare il professor Alberico quando ha istituito e allestito la mostra sull'abito antico, sui costumi. Abbiamo messo in piedi tutto il paese e abbiamo recuperato degli elementi bellissimi. È stata una mostra molto bella, molto frequentata, e che ha dato modo a tante persone di rivivere momenti della propria gioventù o del proprio vissuto. Un'altra invece, cosa molto bella, abbiamo lavorato molto sulla seta, abbiamo raccolto le ultime testimonianze delle filandiere che ormai non ci sono più, perché essendo stata chiusa quasi 100 anni fa, la filanda sono proprio sparite. Abbiamo raccolto canzoni, documenti di cui ognuno può prendere visione al museo. Grazie signora per questa splendida testimonianza. La linea torna a Giulia. Grazie Matteo, noi ci siamo spostati su un tratto della pista ciclabile, ma adesso andiamo a conoscere qualcuna delle realtà commerciali di Pescate Garlate, che sono numerose, alcune recenti, altre che invece ormai sono radicate sul territorio da diversi anni. Eccoci all'interno della concessionaria Toso Moto, che nasce nel 2014 dalla volontà e dalla passione di Ivano Toso, che ha ripreso una precedente gestione facendo dell'azienda un punto di riferimento per i motociclisti lecchesi e non solo. Come vedete, un'ampia esposizione di moto e scooter nuovi e usati accoglie i clienti nello showroom di Pescate. Toso Moto è infatti rivenditore ufficiale Ducati e Suzuki e si avvale della collaborazione di uno staff con una lunga esperienza in questo settore. Lo stesso Ivano porta nel suo bagaglio tanta professionalità, ma anche la partecipazione a diverse Ducati Cup e Ducati Challenge, dove ha conquistato ottime posizioni. Non manca poi il supporto degli appassionati che si radunano nei club come il Toso Moto in pista e il Ducati Club di Lecco, condividendo spensierati momenti e giornate in moto. Troviamo inoltre i modelli più all'avanguardia e in linea con i principi di sostenibilità ambientale. Toso Moto è infatti rivenditore esclusivo a Lecco degli scooter elettrici Ascol. E per offrirvi un servizio completo ed efficiente, ecco un'officina attrezzata con i più moderni strumenti e un magazzino di ricambi originali e accessori di vario genere. Qualità, competenza ed attenzione alle esigenze del cliente sono dunque i punti di forza di questa concessionaria. Qui incontrerete non soltanto dei semplici venditori, ma dei grandi appassionati pronti a darvi il consiglio migliore.
Sono in compagnia di Fabio Gilardi e Barbara Ghilardi, titolari della Gilardi Mobili Design. Benvenuti nel nostro showroom. Vogliamo innanzitutto, Fabio, raccontare un po' ai nostri telespettatori come è nata questa azienda, come si è sviluppata negli anni. La nostra azienda è stata, diciamo, fondata da mio padre intorno agli anni 70 e io ho cominciato a entrare nell'azienda appunto negli anni 80 e poi pian piano ci siamo un po' evoluti, poi negli anni passati ho conosciuto mia moglie e poi lei si è integrata nella nostra attività e piano piano poi abbiamo proseguito quella che è la nostra azienda, diciamo, di arredamento. Quindi un'attività che ormai prosegue da 50 anni, tanta passione, tanta soddisfazione. Sì, certo, tantissimi anni di duro lavoro. Sono stato anche fortunato perché mia moglie si è data con tanta passione e, diciamo, tanto tempo dedicato, perché ci vuole tantissimo tempo nel progettare. E negli anni ci siamo un po' proprio specializzati su un lavoro, diciamo, completo di quanto riguarda l'arredo, chiavi in mano. Non soltanto uno showroom, questo servizio come parte, cosa potete appunto offrire ai clienti? Noi generalmente abbiamo il primo contatto con il cliente, che viene, diciamo, in showroom, facciamo vedere i materiali e un po' anche, diciamo, il discorso di come sono strutturati proprio gli elementi. Mentre per quanto riguarda quello che è il discorso della progettazione, quando il cliente si affida a noi per ristrutturare un ambiente, proponiamo e abbiamo la collaborazione di tutte le figure che fanno parte, diciamo, di un progetto di ristrutturazione. Noi partiamo con la progettazione, poi abbiamo il cartongessista, abbiamo l'elettricista, abbiamo l'idraulico, abbiamo l'impresario. Praticamente, diciamo, l'incontro fornisce al cliente tutte queste figure professionali e la parte più comoda per il cliente è quella di avere un interlocutore unico che, diciamo, segue tutti questi lavori e togliendo parecchi problemi ai clienti, perché noi sappiamo che al giorno d'oggi, con i ritmi di vita che ci sono, stressanti, figli, lavoro e tutto quanto, è difficile magari per una persona che deve intraprendere una ristrutturazione contattare a livello sia di tempi, perché incastrare i tempi di un arredatore, di un muratore, di un elettricista e un idraulico diventa difficile proprio a livello di tempo. In questo caso questa cosa viene completamente eliminata da parte del cliente e ci facciamo noi carico di questa cosa qui, che è molto molto importante. Invece per quanto riguarda noi cerchiamo sempre di essere prima di tutto all'avanguardia con i materiali, di personalizzare molto gli ambienti. Questa cosa ci dà veramente merito, di questa cosa qua non voglio farmene un vanto, ma veramente ci teniamo tantissimo. Il cliente deve avere una casa bella esteticamente, ma deve essere anche molto funzionale, perché tante cose che possono essere belle tante volte non sono funzionali, e in questi ultimi anni sono stati veramente molto molto apprezzati dai clienti questo, diciamo, modo di fare. Vedo per esempio questa cucina modernissima, appunto, che potrebbe essere un esempio di personalizzazione. Sì, in effetti anche già questo schienale che va a sostituire quello che sono le piastrelle. In questo caso abbiamo fatto una cosa un po' spiritosa con l'immagine di Lupin, però si possono personalizzare in tanti altri modi, e avendo questo materiale qua, che è un materiale molto molto resistente, cioè che va veramente a sostituire in toto quello che sono le piastrelle, e in più, torno a ripetere, c'è il discorso della personalizzazione sia diciamo grafica o addirittura personalizzata, del tipo che se un cliente avesse la volontà di mettere, non so, il nostro paesaggio lecchese, la possibilità, c'è questa possibilità, si può assolutamente fare. Dopo, da questa cosa nasce anche il discorso dell'abbinamento dei quarzi, delle ante, e questo è quello che vi dicevo prima, la progettazione. Dopodiché c'è il discorso della decorazione delle pareti, tipo, se guardate questo soggiorno qua, questa parete, già come è stata, diciamo, dipinta, valorizza tantissimo il discorso del soggiorno. Un grande lavoro quindi di ricerca, molto al passo coi tempi. Io ringrazio tantissimo Fabio Gilardi e Barbara Ghilardi per averci ospitato, averci presentato la vostra azienda. Grazie a voi, siete stati molto gentili. Grazie a tutti. E noi continuiamo a scoprire altre realtà commerciali del territorio. Ci siamo spostati al vecchio Calcherin e sono in compagnia di Paolo Redaelli. Grazie Paolo per ospitarti. Grazie, benvenuti.
Questo è un locale storico per Garlate. Paolo, che lei e il suo staff ha preso in gestione da qualche anno, vuole raccontarci appunto questi primi anni di lavoro qui. Noi siamo qua dall'8 giugno del 2015, abbiamo rilevato questo locale, abbiamo introdotto pesce di mare, pesce di lago e un po' di piatti di terra. Abbiamo anche una pizzeria e affittiamo anche le stanze, abbiamo 6 stanze nuove. E non soltanto ristorante e pizzeria, ma anche la possibilità di pernottare. E poi so che arricchite le serate di questo locale con molte iniziative, per esempio. Sì, il sabato sera abbiamo musica dal vivo con liscio, 70, 80, un misto, diciamo, dove la gente può venire da noi cenare nella stessa sala dove c'è musica, oppure cenare nella sala dove non c'è musica e spostarsi di là a ballare. Paolo, le sale sono molto grandi, quindi sono adatte per diversi eventi. Ma diciamo che come struttura può fare di tutto, può fare matrimoni, battesimi, cene aziendali, cioè comunque ospitiamo più di 200 posti, ospitiamo su tutte e tre le sale, quindi diciamo che è un locale che può fare di tutto, può fare. Tra l'altro proprio di fronte al lago, quindi anche in una contesto paesaggistico molto favorevole. Abbiamo la passeggiata che arrivi fino in centro Lecco, tutta bella, poi anche per poter fare delle foto. Vuole dirci qualche piatto particolare, qualche vostro piatto che proponete appunto? Diciamo che proponiamo un pochettino tutto. Abbiamo risotto col pesce persico, abbiamo un buon antipasto di lago, abbiamo un buon antipasto di mare, nel senso copriamo tutta la gamma, copriamo anche a livello di carne, abbiamo la tagliata, abbiamo il filetto, le costate, abbiamo anche la fiorentina. E poi la pizzeria. E la pizzeria. Poi appunto la possibilità di usufruire di queste sale anche privatamente. Sì, organizziamo anche delle feste private, cioè abbiamo dei clienti che ci chiedono la sala in esclusiva, si può anche lasciare la sala in esclusiva senza nessun problema per qualsiasi evento. Per vedere invece gli eventi che organizzate voi, dove si possono vedere? Basta guardare sulla nostra pagina Facebook Al Vecchio Calcherin. Paolo, grazie mille per averci ospitato. Grazie a voi, buona giornata. Questa puntata di Paese che vai termina qui, noi speriamo di avervi incuriosito e che quindi presto veniate a visitare Pescate Garlate. Grazie per averci seguito, arrivederci. Macelleria Polleria Salumeria Riva Franco. Dal 1934, tradizione e qualità del territorio. A Garlate, via statale 315. Affacciato sul lago, Al Vecchio Calcherin. Ristorante, pizzeria, affittacamere. Specialità di mare, terra e lago. A Garlate, in via statale 1963.